Buongiorno, buongiorno, oggi è venerdì 8 maggio, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso su gran parte del territorio altoatesino, non si escludono anche precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Massimo Moro in regia ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige dedica al Corriere dell'Alto Adige, chiedo scusa, dedica spazio alla politica, alleanza tra PAT e Partito Democratico, gelo all'interno dell'SVP. Compaccer dice: siamo autosufficienti. La cronaca cura dell'Alto Adige, i profughi nell'ex Hotel Alpi, in 50 nella struttura rimessa in ordine da un'impresa di migranti. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, i risvolti riguardo l'omicidio avvenuto in Austria, vittima Helmut Herburger, il sospettato numero uno Heinrich Kessler avrebbe confessato. Sempre per quanto riguarda la cronaca in lingua tedesca proposta dal quotidiano Dolomiten, un'immagine più che eloquente per raccontare i timori e il panico, tra virgolette, dei molti allevatori altoatesini che si vedrebbero costretti a vendere numerosi capi di bestiame per rientrare nelle restrittive regole imposte dall'Unione Europea riguardo il numero di capi presenti per ettaro di superficie. La cronaca ancora in lingua tedesca con il quotidiano Tageszeitung, elezioni comunali in primo piano a pagina 2 e 3, i punti ancora da chiarire dove in sostanza si combatterà fino all'ultimo voto, ma all'interno del quotidiano Tageszeitung anche quello che in sostanza è già deciso causa l'assenza di candidati. La cronaca a cura della Südtiroler Wirtschaftszeitung, come sempre a pagina economica il venerdì, lo spunto di riflessione è dato dalla visita del Premier Renzi a Bolzano, le sue riforme a livello nazionale, le ripercussioni a livello locale, una serie di approfondimenti. Sempre per la cronaca, passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Sappiamo sono stati aboliti i vitalizi ai condannati. Vertice tra Renzi e Padoan sulle pensioni dopo la consulta e il Tesoro intanto tratta con l'Unione Europea. Via libera, dal titolo Via libera per pene sopra i 2 anni, esclusi i reati meno gravi, Grillo dice tutto questo è una farsa. Le elezioni in Gran Bretagna, voto Cameron in testa, delusione dei laburisti, sorpresa dalle proiezioni, resta incerta la formazione del governo, una vera e propria prova di resistenza del bipartitismo. E poi sappiamo i notevoli problemi causati dall'incendio di ieri all'alba. Un rogo che ha bloccato l'aeroporto di Fiumicino, voli nel caos. All'origine dell'incendio un cortocircuito probabilmente all'interno di un bar. Oggi lo scalo sarà operativo solo a metà. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, ci si occupa di pensioni. Dopo la decisione, sappiamo la sentenza della Corte Costituzionale, le nuove rivalutazioni. Il governo studia i rimborsi per fasce di reddito e con un tetto. La Corte Costituzionale dice spazio per interventi di legge. Torniamo sulla cronaca della provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, un'occhiata alla prima pagina. Oltre all'arrivo dei profughi all'ex Hotel Alpi in via Alto Adige a Bolzano, ci si occupa ovviamente di politica. L'incubo delle liste e dei partiti italiani è quello dell'astensionismo. Solo la SVP è presente in tutti i 109 municipi interessati dal voto. Nuovi cittadini corrono in 15 per il Consiglio comunale di Bolzano, 7 donne e 8 uomini, dallo studente cinese alla cameriera di origine albanese, fino all'ingegnere di origine rumena. Lotta alle slot machine, 50 locali messe in regola, tutto questo accade a Merano e poi dimezzate le corse del numero 16 per il trasporto pubblico della SASA, però il numero 14 raddoppia le sue corse. È stata approvata la legge celiaci, cibi senza glutine anche nei supermercati, i dettagli sono raccontati a pagina 23. E poi a Don Bosco, chiesa gremita per l'addio al rapper Fabio Danielli. Ancora le nostre tasche, i consumatori contro le banche, tasso di soglia sui mutui casa, parte la prima causa pilota. Andiamo allora a vedere il dettaglio di alcune notizie all'interno, la notizia di apertura con i profughi all'Hotel Alpi, 2 piani e 25 stanze sono stati trasferiti in 50 nell'ex albergo, altri 50 arrivano all'Agorio provenienti da Napoli. La provincia sta disegnando una mappa di tutte le strutture disponibili per accogliere
accogliere anche i nuovi arrivi. I dettagli di questa iniziativa: l'ex albergo è stato tirato a lucido da un'impresa di migranti al lavoro per preparare le stanze. Noi adesso abbiamo un letto e una casa. Quando siamo arrivati eravamo come loro. Forse verrà aperto anche un altro piano a Parnare. Sono coloro che hanno preparato la struttura per l'arrivo di questi nuovi ospiti. Metrobus, un lotto da 1.600.000 euro, siglata l'intesa tra provincia e comune, che delega al capoluogo diversi interventi al confine con Appiano. E poi il funerale nella chiesa di Don Bosco, chiesa gremita per l'addio al pioniere dell'hip hop. Amici e parenti hanno salutato Fabio Danielli, sapeva cantare la musica. Il parroco Zuliani dice: nella malattia è sempre stato capace di far parlare il suo cuore. Lasciamo la cronaca che arriva da Bolzano, andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Oltre alla politica con l'alleanza tra PAT e Partito Democratico e la risposta gelida da parte delle SVP, riguarda tutto questo l'Italicum. Vedremo i dettagli di questa notizia tra poco. Ci si occupa di cronaca giudiziaria. L'indagine romana è stata chiesta l'archiviazione per il PM Schulmers, che non offese il presidente Napolitano. Il procuratore della Corte dei Conti non offese il presidente della Repubblica, lo ha stabilito la Procura di Roma, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Sempre per la cronaca, profughi, Stocker finisce nel mirino, anche poveri bolzanini all'hotel Alpi. E poi personale, la riforma a livello provinciale contestata però in aula, costituzionalità e trasparenza, le perplessità dei partiti. L'assessore competente Valtrad Deeg dice: io vado avanti. Allora andiamo a vedere il dettaglio della notizia che troviamo in prima pagina. L'Italicum scombina l'alleanza tra Partito Democratico, SVP e PAT. Compaccer dice: con i colleghi rappresentanza tedesca salva, con i collegi, chiedo scusa, la rappresentanza per coloro che sono in madrelingua tedesca è salva i democratici, con Gnecchi nel mirino dei renziani. Sempre per la cronaca proposta dal Corriere dell'Alto Adige, andiamo a vedere la pagina economica. Con il tunnel di base del Brennero verranno coinvolti i comuni. L'amministratore delle ferrovie fornisce garanzie sulle varie tratte d'accesso. Alcune cifre: 55 i chilometri di lunghezza del tunnel tra Fortezza ed Innsbruck, 8,8 miliardi di euro, questa è la più recente stima dei costi per la realizzazione dell'opera, e poi 3 ore, questo sarà il tempo di percorrenza una volta finiti i lavori per passare da Verona fino a Monaco di Baviera. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto in apertura ci si occupa di cronaca giudiziaria, ma non solo i problemi e i timori degli allevatori altoatesini. Si parla addirittura di panico, molti starebbero cercando di vendere alcuni capi di bestiame per cercare inoltre di rispettare le nuove regole imposte dall'Unione Europea, che indicherebbero precisamente il numero di capi che dovrebbero essere presenti per ogni ettaro di terreno. Sempre per la cronaca, sempre dalla prima pagina, i dettagli riguardo l'omicidio di Helmut Herburger. Avrebbe confessato il sospettato numero 1, omicidio avvenuto in Austria, a poca distanza da Innsbruck. Ancora con la cronaca, missione all'estero per l'ex presidente della provincia Luis Durnwalder, missione di pace, ospite di un progetto in Ucraina per cercare di esportare in qualche modo il modello di convivenza altoatesino in uno dei luoghi più caldi del pianeta. Sappiamo, continuano le tensioni proprio in Ucraina. Ancora con la cronaca, la pagina economica, un'intervista al presidente della provincia di Bolzano, Arno Compacer, nonché detentore delle deleghe riguardo proprio l'economia. Si parla di turismo, ma non solo, bisogna far fronte ad alcune mancate entrate. È tutto anche per la cronaca del quotidiano Dolomiten. Come sempre, ora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore, con un'occhiata anche al fine settimana. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter.
Saper fare, saper vivere. Il voto delle elezioni comunali di domenica 10 maggio è analizzato nel dettaglio assieme ai protagonisti della vita politica e del giornalismo. Su Video 33, assieme ai nostri ospiti, esamineremo le cifre uscite dalle urne. Appuntamento a lunedì 11 maggio alle 20 con Politiche. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Con la prima webcam andiamo in Valpusteria, andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina intorno alle 6.05. Sul centro abitato di Riscone di Brunico vedete tempo perturbato. Ci spostiamo sulla conca che ospita la città di Merano, anche in questo caso nuvole evidenti all'orizzonte. Andiamo a dare un'occhiata all'imbocco della Val Venosta, alle porte dell'abitato di Foresta e come sempre anche un rapido sguardo in direzione della città del Passirio. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci consente di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite, immagini che confermano quanto anticipato in apertura, tempo perturbato ma in transito veloce sul nostro territorio, non si escludono come detto alcune precipitazioni. Andiamo a vedere allora i dettagli con la grafica per capire quello che ci attende nelle prime ore di questa giornata e poi nel corso del pomeriggio. Vedete alternanza di sole e nuvole, non si escludono come detto temporali, temperature massime in leggera flessione rispetto alla giornata di ieri, comunque temperature massime a Bolzano di 25 gradi, 24 gradi a Merano, 21 gradi a Silandro, 23 a Bressanone, 23 a Brunico, 18 gradi a Vipiteno. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti anche oggi da non perdere sul territorio provinciale con l'edizione 2015 della Bike Women's Camp all'Aces e sempre oggi fino al 10 di maggio il raduno dei mezzi storici Haflinger ad Avelengo. Il nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri tre giornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Come sempre, aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci anche in streaming. www.goinfo.it, il portale All News, da non perdere, da non dimenticare per rimanere informati e aggiornati 24 ore su 24 riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Alle ore 13 e alle ore 19 non perdetevi le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Come sempre io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, oggi ti basterà uno scambio di sguardi per un'intesa professionale. E se bastasse uno sguardo anche per innamorarsi? Toro, l'entusiasmo e la serietà con cui svolgi quotidianamente il tuo lavoro, qualunque esso sia, oggi farà la differenza. Giove ti porta grandi soddisfazioni professionali. Gemelli, Mercurio ti dà grande serenità. Sentirai che oggi la tua vita è più che mai così ricca di emozioni forti che neanche un piccolo scacco matto fermerà la tua corsa verso la felicità. Cancro, oggi dovrai imparare a superare ostacoli a sorpresa che non ti aspetti. Ritrova la concentrazione e avrai le tue soddisfazioni. Leone, belle sorprese per te. Scoprirai che l'amicizia di qualcuno o la finta collaborazione di un collega era pura apparenza e interesse calcolato. Sii superiore.
Vergine, con Venere e Giove lì a stuzzicarsi, sarà una lotta a trovare il giusto equilibrio tra amore e lavoro. Sei molto concentrato sulla tua professione. Bilancia, Venere non pervenuta e così o sarai completamente disinteressato all'amore o vivi un rapporto piatto. Non sarà il momento di dare una scossa alla tua vita? Scorpione, Mercurio ti invita a trovare del tempo anche per te. Ci sono passioni e interessi dentro di te che tieni chiusi a chiave in un cassetto e che potrebbero determinare il tuo futuro. Sagittario, Giove ti rende oggi pragmatico. Ci sono investimenti importanti da valutare e un futuro da costruire. Capricorno, giornata pesantina, stanca. Non sarà forse ora di prendere una decisione, di fare una scelta coraggiosa, di rottura? Acquario, Marte vi regalerà nervi a fior di pelle. Basterà un non nulla per farvi perdere la pazienza. L'amore ti restituirà il sorriso. Pesci, Marte farà di tutto per nascondere il bello che c'è in te. Esigente e preciso, oggi non ti sfuggerà niente e non vorrai sorvolare sul nulla.